Per quello che riguarda la condivisione delle liste, abbiamo quindi la possibilità di dire: ho l'elenco di tutti quelli che in questo momento possono accedere alla lista, posso chiedere di inserire un'utenza già registrata, posso ok, io vedo che esiste una richiesta che non è ancora stata accettata dal destinatario, che io ho sempre la possibilità di annullare tranquillamente se cambio idea, altrimenti la richiesta rimane pendente fin tanto che il destinatario della richiesta di condivisione non l'accetta. In questo caso noi possiamo uscire, entrare con l'utente destinatario nelle liste, condivisione liste, proposte ricevute. Io vedo che l'utenza di provenienza ha chiesto di condividere con me la lista della spesa in che data. Seleziono e accetto e quindi non ho più liste pendenti. Vedo che ho la possibilità a mia volta di ricondividere questa lista con qualcun altro perché di fatto ne sono diventato anch'io proprietario allo stesso livello di chi l'aveva creata. Vedo che adesso gli utenti associati sono due e nella mia gestione liste vedrò di fatto la stessa identica lista che è stata creata dall'altro utente. Io avrò la possibilità qui, per esempio, di dire: ho comprato il sugo pronto ma non ho trovato gli spaghetti, e chiaramente, per come è concepita l'applicazione, l'altro utente se ne accorge immediatamente, vedendo che nella sua lista della spesa è stato spuntato l'articolo che appunto è già stato acquistato da altra utenza.